Salve a tutti youtubers, eccoci qua ritornati finalmente in un nuovissimo video di astronomia dove come al solito andremo ad analizzare una notizia astronomica. Siamo sempre qui su ANSA Scienza e Tecnica e quest'oggi torniamo a parlare della cometa di Natale 46P Virtanen che è già visibile, lo annuncia in un tweet, è a poco più di 23 milioni di chilometri dalla Terra. Quindi come al solito andiamo a leggere questo articolo e vediamo un po' dove si trova attualmente, quando si potrà osservare al meglio questa cometa, da dove, attraverso che cosa, eccetera, eccetera. Avevo fatto già uscire un video un mesetto fa, mi sembra, sulla cometa 46P Virtanen, dove già parlavo in generale di dove sarebbe stata, quando sarebbe stato il suo perihelio, le distanze, insomma, vi ho dato le informazioni generali riguardo alla cometa, forse proprio nel video dove ho parlato in generale del cielo di novembre, 2018, dove già anticipavo il fatto che quest'anno avremmo avuto una cometa natalizia, perché comunque ogni anno più o meno c'è sempre qualche oggetto minore del nostro sistema solare che si ruba la scena e di conseguenza viene definito l'asteroide, la cometa di Natale, insomma. Quindi quest'anno è questa cometa qui e niente, quindi procediamo con la lettura di questo articolo e vediamo un po'. La cometa di Natale 46P Virtanen risplende già nel cielo e lo annuncia lei stessa sul suo profilo Twitter. Ormai infatti è a poco più di 23 milioni di chilometri dalla Terra ed è diventata visibile nella costellazione della Fornace. Chi abita in zone buie e prive di particolare inquinamento luminoso può già ammirarla anche dall'Italia, ma per il momento ancora molto bassa sull'orizzonte e compare solo per poco tempo. La sua luminosità aumenterà fino a metà dicembre e rimarrà ben visibile fino all'inizio di gennaio, conquistando di diritto il soprannome natalizio. Il 12 dicembre la cometa raggiungerà infatti il punto più vicino alla nostra stella, il suo perihelio, e il 16 dicembre sarà la distanza minima dalla Terra, a 11,5 milioni di chilometri. Qui possiamo vedere che ci ha messo anche il tweet, dal momento che questa cometa ha un suo profilo Twitter, ecco. Sappiamo come gli americani amano fare ste cose. A catturare una delle prime immagini è stato l'italiano Rolando Ligustri dell'Unione Astrofili Italiana UAI. È una cometa periodica scoperta nel 1948 dall'astronomo Carl Virtanen, dice Ligustri. Il suo periodo, aggiunge, è di circa 5 anni, quindi ogni 5 anni passa vicino al Sole e a noi, ma questa volta c'è la particolarità che passerà molto vicino in termini astronomici, ossia solo a 11,5 milioni di chilometri dalla Terra. Ligustri rileva inoltre che probabilmente la cometa 46P Virtanen potrà essere visibile a occhio nudo o con un piccolo binocolo, anche se questo sarà possibile soltanto osservandola in luoghi bui, lontani dalle luci della città. Tuttavia, aggiunge, essere cauti con le comete è sempre doveroso. Proseguiamo. Pur essendo relativamente piccola, con un diametro di circa 1,2 km, la cometa promette di essere comunque la più spettacolare degli ultimi anni. Impossibile comunque previsioni certe. Impossibile comunque previsioni certe, non ha tanto senso sta frase. Come nel 2013 ha insegnato la storia della cometa Ison, che dopo aver generato grandi aspettative si è disintegrata passando vicino al Sole e quindi data per spacciata per poi resuscitare. E queste due righe che vedete in verde rimandano ad un articolo, a degli articoli che erano già usciti sulla cometa Ison. Insomma, ce la ricordiamo bene perché negli ultimi anni forse è stata la cometa, a parte la pubblicità abusiva di ANSA, è stata la cometa che veramente ha generato talmente tanto hype, permettetemi il termine, che era straseguita da tutti, anche da non appassionati. Insomma, era arrivata questa notizia, questa cometa che se ce la farà, non ce la farà, avvicinandosi ovviamente sempre più vicino al Sole, è ovvio che diciamo la sua fine era unica, ovvero disintegrarsi completamente. Invece, come dice l'articolo, alla fine, per poi risuscitare, alla fine è stato rilevato ancora una piccola parte del nucleo della cometa, ma sta di fatto che si è per lo più tutta disintegrata, come giusto che sia, dal momento che questi corpi minori del nostro sistema solare, per lo più se sono comete, quindi, a differenza degli asteroidi che sono di natura rocciosa, le comete sono fatte dal 50% di acqua allo stato solido, quindi ghiaccio più altri materiali volatili. Quando si avvicinano troppo al Sole,
ovviamente, tra virgolette, esplodono, si disintegrano, perché ovviamente la potenza, l'energia, il calore del Sole, fa questo, insomma, questi oggetti minori del nostro sistema solare. C'è qualche cometa nella storia che è riuscita a sopravvivere, tra virgolette, ad un passaggio ravvicinato con il Sole, ma sono veramente rare. Comunque, questo video non è sulla cometa Ison, è sulla cometa 46P Virtanen, che il 12 dicembre raggiungerà il perielio al Sole, invece il 16 dicembre, 4 giorni dopo, sarà nel punto più vicino, quindi al perielio con noi, con il nostro pianeta, perché si troverà a solo 11,5 milioni di chilometri. Quindi, se avete dei binocoli, se avete dei piccoli telescopi dal diametro di 8-15 centimetri, o magari avete telescopi anche magari piuttosto grandi, quindi già professionali dai 20 centimetri in su, 20, 30, 40 centimetri di diametro, sicuramente per le grandi dimensioni del vostro telescopio potete provare a fotografarla, quindi fare delle immagini veramente mozzafiate. Anche con telescopi più piccoli, ovviamente potete farle, verranno comunque benissimo. Oppure, se siete dei semplici osservatori, munitevi, se non avete un telescopio, di un buon binocolo e cercate di andare su in montagna dove non ci sia inquinamento luminoso, così da poter magari individuarla ad occhio nudo, perché se siete in un posto dove il buio è veramente buio, riuscirete a vederla addirittura ad occhio nudo, perché avrà la sua chioma sarà due volte la luna, quindi teoricamente dovrebbe vedersi ad occhio nudo. Però è ovvio che se siete in città o magari già in un paese dove c'è tanto inquinamento luminoso, come da me, tra l'altro, purtroppo bisogna spostarsi. Questa è purtroppo una cosa di questa passione. Se si vuole osservare, se si vuole fotografare, bisogna, se non si ha la fortuna già di avere un cielo buio sotto casa, o magari già in casa, se si abita magari in campagna o magari in un posto dove l'inquinamento luminoso è scarso. Bisogna spostarsi, andare alla ricerca dei cieli bui, avere pazienza, dedicarci del tempo, insomma, questa passione ti obbliga a fare ciò. E tra l'altro non puoi neanche, tra virgolette, organizzare mai una serata osservativa, perché ovviamente pre le previsioni del tempo non sono certezze, e di conseguenza magari uno programma un giorno, poi piove o fa nuvoloso o c'è tanto vento. E di conseguenza magari la serata osservativa fotografica salta. Ma è così. Io quante volte, per dirvi adesso, ho voluto osservare magari quel giorno lì perché c'era un evento, perché magari c'era Giove, magari perché non potevo osservare poi un altro giorno, e magari quel giorno lì alla fine ha piovuto o comunque faceva nuvoloso, nonostante le previsioni dessero altro. Quindi non sono certezze, sono semplicemente previsioni. Una cometa che ci farà compagnia, quindi fino a gennaio, per tutto il mese di dicembre, sarà con noi. Fatemi sapere magari più avanti, tanto io credo di portare altri video su questa cometa, magari quando arriveranno le prime immagini, magari sia degli astrofili, ma magari anche quelle professionali. Farò una raccolta e magari le porterò per mostrarvele, ma magari anche se voi volete condividerle magari con me e dire: guarda, io sono riuscito a fotografarla, insomma, me le potete inviare su Instagram, su Facebook, o magari semplicemente, non so, lasciarmi un link dell'immagine qui sotto nei commenti, oppure nella sezione community del canale. Io le guarderò volentieri. Detto questo, qua abbiamo la prima immagine di questa cometa fatta dall'Unione Astrofili Italiana, UAI. Un'immagine straordinaria, si vede benissimo questa cometa verde, bellissima. Quindi a me non mi rimane che rimandarvi ad un prossimo video nei prossimi giorni. Anzi, no, ho saltato una parte, quindi per questo video è tutto. Io spero di essere stato chiaro, spero che questa news sia stata interessante, spero che sia stata intrigante, spero che sia stata di vostro gradimento. Abbiamo parlato della cometa 46P Virtanen, la cometa di Natale, è già visibile anche dall'Italia. Dovete solo andare alla ricerca di cieli bui, se no siete già muniti dei cieli bui. Io vi auguro tanti cieli sereni, perché ne avrete bisogno, ne abbiamo bisogno tutti, sempre, ogni anno, soprattutto in questo periodo che piove, nevica, fa freddo, fa caldo, non si capisce mai niente. Meno mi rimane che rimandarvi quindi ad un prossimo video, riprendo da prima, nei prossimi giorni, sperando che scontizi altrettanto interessanti, altrettanto intriganti,
come l'è stata questa. PS, perché è arrivato alla fine di questo video, ma spero che tutte arrivate alla fine dei miei video. È cambiata, diciamo, tra virgolette, l'inquadratura. D'ora in poi sarà così. E probabilmente avrete notato che guardo dall'altra parte. Questo perché con l'aggiunta di un nuovo schermo, adesso lavoro su due e di conseguenza uno lo utilizzo per la notizia, l'altro lo uso per registrare, vedere i minuti che ci impiego a registrare un video. Insomma, porterò alla fine di questa settimana probabilmente un vlog che uscirà di domenica, dove vi parlerò sia un po' dei cambiamenti, diciamo, tecnologici all'interno della mia postazione, ma anche, diciamo, come ho vissuto questi mesi qua, qui sul mio canale, perché ho ripreso la costanza. Ho sempre portato video da lunedì al venerdì, con lo stacco di sabato domenica, salvo eccezioni. Quindi, non per divulgarmi tanto, ma spero che guarderete anche quel vlog lì. Detto questo, a me non mi rimane che salutarvi. Ciao belli!